in questa lezione, che ho preferito staccare da quella sull'articolo, poniamo le basi per lo studio della morfologia. Vi ricordate che la morfologia è una delle parti dello studio della lingua. Dunque, nella morfologia lo studio viene diviso, diciamo, in 9 parti. A seconda di quelle che sono le parti del discorso, si chiamano tecnicamente così. Premetto che le cose che andrò a spiegarvi io e che insieme studieremo in questa prima parte dell'anno sono cose che voi conoscete già per averle studiate sin dalla scuola elementare. Ripeto qualcosa che vi ho detto forse in un precedente video, che cioè quella che voi facevate, e cioè l'analisi grammaticale, è solo la parte applicativa, la parte pratica dello studio della morfologia. Bisogna capire bene la teoria prima. E noi siamo fortunati perché la lingua italiana è la nostra lingua madre, cioè quella che noi parliamo quotidianamente. La conosciamo già, la sappiamo parlare, per cui siamo avvantaggiati rispetto a chi straniero deve impararla. E quindi lo studio della lingua italiana attraverso la grammatica non è altro che una riflessione sulla lingua, cioè uno studio approfondito e tecnico su una lingua che noi comunque parliamo già. Allora, torniamo alle 9 parti del discorso. Le 9 parti sono le prime 5 variabili e le altre 4 invariabili. E vediamo che cosa significa. Sono variabili quelle parole che nella lingua italiana cambiano la forma, e cioè hanno un singolare, un plurale, quindi un numero. E poi un genere, maschile o femminile. Se sono verbi, cambiano le desinenze rispetto alla coniugazione, al modo, al tempo e alla persona. Allora, le prime 4 parti sono nell'ordine: l'articolo, il nome, le prime 5 parti, scusate, quelle variabili, sono nell'ordine: l'articolo, il nome, detto anche sostantivo, l'aggettivo, il pronome e il verbo. Le altre 4 parti del discorso sono quelle invariabili e sono la preposizione, la congiunzione, l'avverbio e l'esclamazione. L'esclamazione si può anche dire con un suo sinonimo interiezione. La preposizione è una parte del discorso che noi mettiamo fra le invariabili. Infatti, di, a, da, in, con, su, per, tra e fra non hanno un singolare, un plurale, un genere, un numero, quindi un numero, un genere maschile, femminile. Hanno solo quella forma, forma unica. Se però io considero le preposizioni articolate, cioè quelle che vengono fuse insieme agli articoli determinativi, beh, la cosa cambia.
La preposizione articolata varia anche nel numero e nel genere. Che so, dello, della, sugli, sulle, eccetera, eccetera. Ma lo vedremo quando faremo questo capitolo. Torniamo a noi. Sui manuali di grammatica attuali, quindi i miei manuali di grammatica, questo che sto per dirvi, di quando ero io alunna, non lo dicevano. Adesso, appunto, nei manuali di grammatica trovate per ogni parte del discorso il termine classe chiusa o classe aperta. Una classe aperta di parole è un insieme di parole, quindi una parte del discorso che durante il corso della nostra vita vediamo cambiare. Facciamo degli esempi. Per esempio, i verbi relativi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, i verbi relativi all'utilizzo dei social network, per esempio Facebook, Twitter, i verbi taggare, postare, ma anche il verbo cliccare, eccetera, decenni fa non esistevano, sono verbi nuovi. Ce ne sono una infinità di verbi nuovi. Ci sono anche nomi nuovi, parole nuove, per esempio fra i sostantivi. Non sto qui parlando, attenzione, delle parole inglesi che noi usiamo, tipo network, eccetera. No, sto parlando comunque delle parole italiane che riguardano l'utilizzo delle tecnologie informatiche. Ma al di là di questo settore, comunque, ci sono verbi nuovi. Per esempio, il verbo attenzionare, che io detesto da morire, no? Il verbo attenzionare prima non c'era, si diceva mettere all'attenzione, porre attenzione a qualcuno o a qualcosa. Adesso c'è il verbo attenzionare. Beh. Cioè, cosa vi sto spiegando? Che alcune parti del discorso costituiscono classi aperte e quindi gli aggettivi nuovi, per esempio petaloso, un aggettivo coniato 5-6 anni fa da un bambino di scuola elementare che l'Accademia della Crusca prese in considerazione, per cui un fiore molto pieno di petali è un fiore petaloso. Quindi, ricapitolando, sono classi aperte i nomi, gli aggettivi, i verbi, beh, i pronomi no, ovviamente. Gli articoli sono sempre quelli. Da quando l'articolo, diciamo, incominciò ad essere usato come trasformazione di alcuni pronomi dimostrativi latini, beh, gli articoli sono sempre quelli. Non ne abbiamo aggiunti altri, inventati altri. Le esclamazioni invece sono una classe aperta, perché per Dio, per Bacco, eccetera, ci possono essere delle esclamazioni nuove che non conoscevamo prima. Poi vi divertirete ascoltando questa video lezione sulla quale non mi posso dilungare molto. Vi divertirete poi a dirmi delle parole nuove quando ci rivediamo a scuola.
Le preposizioni sono una classe chiusa, non ne abbiamo inventate altre. E così via. Quindi vi ho anche detto, oltre al concetto di variabilità di una parte del discorso, anche il concetto di classe di parola aperta o classe di parola chiusa. Allora, nella prossima lezione vi parlerò degli articoli, articoli determinativi, indeterminativi e partitivi.